Amici amiche di Nocerina Live buonasera, buona domenica, benvenuti alla fase finale del torneo di PES di Nocerina Live, delle 16 migliori Nocerina della storia. Quest'oggi cominciano le semifinali, siamo quindi al rush appunto conclusivo di questo torneo. Quest'oggi si sfidano l'outsider di questo torneo, Nocerina Altri, contro una delle favorite che è la Nocerina 77-78. Eh, Uh, domani invece giocheranno Nocerina 97-98 e Nocerina 81-82 la Nocerina 97-98 che buttò fuori la Nocerina 95-96 una delle migliori squadre di questo torneo prima di andare avanti mi raccomando bravi condividete commentate mettete mi piace che fa punteggio e donate per chi può le stelle ecco qui le formazioni Nocerina altri Zappino la leggiamo tra poco comunque Filicano Morgia giocherà molto probabilmente visto che non l'ha quasi mai fatto con la seconda Vediamo se è così. E infatti, ecco qui Zappino africano. Morgia, Gobbi, Langela, Lamia Caputo, Nobile, Liurni, Di Livio, Mattucci e Pileddu. Una 78 in maglia rosso nera. Perosin, Calcagni, Grava, Picozzi, Cornaro, Porcari, Spada, Caruso, Giancone, Carlini e Stanislao Bozzi. E gioca in maglia rosso nera. Oggi davvero una grandissima sfida. L'outsider di questo girone con un ruolino di marcia incredibile ha buttato fuori comunque. La nocerina 78 79 in maniera totalmente inaspettata, e la scusate la 77 78, non la 78. No, la 78-79. Ho detto bene. Scusate, <ride> ecco qui le formazioni che entrano in campo. I due capitani calcagni e di Livio. Soldatino di Livio, ecco qui i tifosi. Soliti saluti, tra poco vedremo le formazioni 4-2-4 per la Nocerina, altri a disposizione Nasuelli, Rescigno, Loria, Ruggero, Tolu, Carotenuto, Marcucci, Garofalo, Rosamilia, Cuomo, Sicari e Sauro Magni. Risponde invece la Nocerina 77-78 con un 4-4-2 a disposizione Garzelli, Barrella, Antignani, Manzi, Labrocca, Esposito, Francesco Pegolare e Giovannetti. Pronto il primo a battere saranno i calciatori in maglia bianca, bordatore rossa e nere della nocerina. Altri, mi raccomando, commentate col vostro pronostico da ora al quindicesimo: se indovinato vale tre punti. Dal quindicesimo al quarantacinquesimo vale due punti. Dal quarantacinquesimo al sessantaduesimo vale un punto. Ovviamente, se si andrà ai supplementari, varrà il pronostico che avete fatto alla fine, al sessantaduesimo minuto. Avete tempo di cambiarlo fino al sessantaduesimo. Nocina altri che giossa. Questo pallone, Firicano, la mia Caputo di nuovo per Firicano, Firicano per Nobile. parte la prova metà campo, Nobile per Giancarlo Mattucci, Mattucci filtrante subito per Pilledu Pillet in aria, Pilledu, Pilledu incredibile, cosa ha fallito Bobo Pilledu stava subito per portarsi in vantaggio la nocerina altri una squadra che gioca a memoria a memoria, guardate lì che velocissima, gira di quel poco in più il pallone calciato da Pilledu, sospeso lievo per Pelosine che batte questa rimessa dal fondo corta per Grava, Grava allarga per il capitano Calcagni Calcagni calcagni, filtrante in avanti per Carlini. Carlini allunga per Bozzi. Bozzi dietro per Alfredo Spada, Spada, allora aspetta che salga Pigozzi, gliela dà Pigozzi, aspetta sulla posizione di Giancone che arriva ora. Giancone una finta si ferma. Crosso al centro a cercare. Riccardo Caruso che di testa viene anticipato. Però da Filicano, allora si riparte da Massimino nobile che allarga per Lorenzo. Liurni, liurni lancio lungo a cercare Bobo Pillebdu, troppo lungo, ci arriva Grava, la scarica per Cornaro, poi si riparte da Riccardo Caruso, Porcari, fermato da uh, Nobile, poi Mattucci, dietro per Lamia Caputo, Lamia Caputo, allarga per Gobbi, Gobbi per Liurni, Liurni punta la fascia a sinistra È tutto solo, si ferma e torna indietro, poi riva in avanti, Liurni, Liurni, rientra Liurni, poi si gira il resto all'Iliurni, vediamo se crossa, crossa ora a cercare più Leduca di testa ci arriva, pallone debole poi, Pigozzi la spazza in qualche modo ma c'è Di Livio che la intercetta, finta a rientrare, dietro per Giovanni Langella, Langella, Langella allarga ancora per Soldatino Di Livio, Di Livio rientra, salta una scivolata, poi subisce Fallo ma si continua per il vantaggio, la mia Caputo, si accentra per Massimino Nobile nobile salta un avversario nobile fino in fondo nobile il tiro di nobile la grande parata di pelosin ma non è finita di livio cross al centro deviato calcio d'angolo per la nocina altri al quindicesimo e da ora il pronostico se sì, lo cambiate lo indovinate vale due punti eh, di livio su questo calcio d'angolo batte al centro a cercare mattucci che di testa viene anticipato però da pigozzi poi la intercetta la mia caputo che allarga per nobile nobile fino in fondo sulla sinistra, cross, deviato, c'è cioè Liurni che la intercetta, Liurni si gira in mezzo a due, finisce a terra, calcio di rigore, calcio di rigore per la Nocerina Altri, calcio di rigore al diciassettesimo minuto, calcio di rigore, protestano quelli della Nocerina 77-78, ma l'arbitro è irrevolibile, calcio di rigore, vediamo qui Liurni, toccato durissimo da Viscardo Porcari, beh, eh. calcio di rigore, dal dischetto si presenta il numero 7 di Livio contro Pelosin parte di Livio Angelo Soldatino di Livio al diciottesimo porta in vantaggio la Nocerina Altri il capitano di questa selezione dei migliori calciatori che sono passati per Nocere che hanno lasciato qualche traccia non particolarmente in eh, come rosa nei campionati ma come singolo segna Soldatino Angelo di Livio l'ex calciatore di Juve Fiorentina che ha giocato nella Nocerina nella stagione 86-87, ricordiamo, insieme a Firicano. Segna. È molto freddo sul dischetto e non dà scampo a Pelosin, che non si butta nemmeno. 1-0 quindi al diciottesimo per la Nocerina, altri contro la Nocerina 77-78, l'outsider di questo torneo. Davvero una cavalcata trionfale per la squadra dei calciatori eh, più iconici della Nocerina. Che non hanno fatto chissà che campionato esaltante quell'anno, però sono rimasti comunque nel cuore dei tifosi. Ma mi ha capito, Pilleddu per Mattucci. Mattucci perde questo pallone, riparte la 77-78. Caruso per Garrini, Garrini può entrare in area, dietro per Porcari. Porcari per spada, spada per Bozzi. Bozzi si gira il tiro. Zappino la blocca. Senza problemi, poi la rilancia per Lorenzo Liurni. Liurni cambia per Angelo Di Livio. Di Livio la mette a terra. Di Livio per Massimo Nobile, Nobile per Lamia Caputo. Lamia Caputo per Mattucci. Mattucci prova a, gi uh, prova a girarsi. Allarga per Di Livio. Di Livio a sua volta per Langella sulla destra. Langella fino in fondo. Langella torna indietro. Vediamo se cross la scarica. Riesce a puntare l'aria, poi per Mattucci, Mattucci prova a girarsi, il tiro di Martucci! Mattucci, Mattucci, perdon, blocca, senza problemi. Mauro Perlosini, lancia per Riccardo Caruso, Caruso si ferma, all'indietro per Calcagni, Calcagni lancio per Olivero Carlini, fermato, allora riparte Gobbi, per Nobile, Nobile, per Lamia Caputo, la mia Caputo per Langella, Langella, la può allargare per Di Livio. Infatti, così è sulla testa di Di Poi ritorna da Giovanni Langella. Langella allora cambia gioco verso Dinamite Lorenzo Liurni. Liurni la mette a terra, scarica per Nobile. Nobile ancora rilancia Liurni. Liurni fino in fondo, chiuso da Pigozzi in rovesciata. Poi Pigozzi, anzi, no, Calcagni commette fallo. Commette fallo su Liurni per spazzare il pallone si tratta di Cornaro perdon non di Pigozzi Cornaro commette fallo punizione per la Nocina altri dal lato qua c'è un calcio d'angolo batte Di Livio Cross al centro a cercare Pilledu anzi no si allontana troppo il pallone Cornaro la spazza in primo momento di testa poi la compagna rimessa laterale la batte Pilledu scarica subito per Lamia Caputo centrocampista pugliese torna indietro Dall'Angelo Dall'Angelo ancora per Lamia Caputo Lamia Caputo Insiste per Pilato, Pilato si gira il tiro Palla deviata Palla deviata E termina sul fondo, c'è stata una deviazione Poteva essere già il 2-0 Vediamo un po' Se c'è stata deviazione, a me è sembrata evidente Infatti deviazione Su questo tiro Altro calcio d'angolo quando siamo al minuto 36 Pescardo Porcari si appresta a batterlo sta al centro, scusate Di Livio per Morgia Viene spazzato dietro Uh, la mia Caputo, la mia Caputo per Mattucci. Mattucci non si gira, preferisce scaricarla ancora per Morgia Morgia per gli urni. Il filtrante per Pileddu, Pileddu, Morgia Morgia. Massimo Morgia, segna il 2-0. Che sassata dell'ex difensore. Mister della Nocerina. Guardate qui, festeggiano Filigano e Barrella. Segna anche Massimo Morgia, abbraccio tra Pileddu e Morgia. Grandissimo gol di Massimo Morgia che si è spinto in avanti, è rimasto lì. Ma qui l'assist di diurni, il velo di Pilledu, il velo di Morgia, Pilletu tiro di battuta. E poi Morgia tira una grande sassata. Sul palo, difeso da Pelosino. Qui forse ha le sue colpe. Pelosin. Vediamo l'azione. Velo di Morgia, palla deviata. Poi Morgia la ricalcia. Pelosin si fa battere sul suo stesso palo. Tiro potentissimo di Morgia, che segna il 2-0. L'uomo che meno ti aspetti, Massimo Morgia, segna il 2-0 per la Nocina Altri. Eh, qui sta per spianare un'autostrada. Verso, permettetemela, se accade una meritata finale per la Nocina Altri, una squadra che gioca a memoria, la vera sorpresa di questo torneo, ma siamo al quarantesimo. È meglio non dire le cose subito. Intanto, Bozzi prova a salire per Carlini. Carlini si gira il tiro di Carlini, palla che termina larghissima larghissima la sinistra del portiere italo-brasiliano Zappino Zappino che ha giocato alla Nocerina nella stagione 2003-2004 quell'anno i portieri erano Zappino che poi ha fatto la Serie A col Frosinone e Farelli che la Serie A l'ha fatta con invece il Siena per poi andare a giocare la squadra della sua città in Serie B ovvero il Latina Firicano, la mia caputa, ancora Firicano per l'Angella, l'Angella Lancio per Lorenzo Liurni. Che la mette a terra di prima dietro per Gobbi. Gobbi potrebbe ritargliela. Vediamo. Sì. Infatti così è Liurni sulla sinistra. Chiuso da due. Vediamo se riesce a sfondare. Sfonda Liurni. Poi si ferma. Crossa al centro a cercare. Bobo Pileddu che non ci arriva di testa. La palla resta lì. Spazza la difesa da 77-78. Mentre Ma intercetta Massimino Mo nobile per Liurni. Ancora nobile. Nobile. Nobile per la mia l'Amia Caputo filtrante a cercare proprio nobile, ma è troppo lungo il pallone. Intercetta unica allarga subito per Gobbi. Gobbi, due minuti di recupero che stanno già andando via. E fino anche il secondo minuto di recupero. Finisce qui il primo tempo. Nocerina, altri due. Nocerina 77-78-0. Vereti al diciottesimo di diliglio sul calcio di rigore. E al 38 di Massimo Morgia con una grandissima sassata una nocerina setta... una Altri che ha il 66% di possesso palla 6 tiri e 5 in porta 34% e 2 tiri 1 in porta per la nocerina 77-78 davvero una cavalcata trionfale della nocerina Altri che adesso deve resistere per altri 45 minuti per cercare di eh, conquistare questa finale con le unghie e con i denti una nocerina Altri che davvero è partita come outsider di questo girone e sta davvero meravigliando tutti non me ne voglio gli altri che la sto riempiendo di complimenti. Intanto, proprio la nocerina. Altri cambia Bobo Pilleddu per Sauro. Magni Magni, dimenticato, calciatore della nocerina. Intanto, attenzione perché 778 è, è pericoloso con Bozzi. Bozzi, Bozzi 2-1. Bozzi riapre la gara. Disattenzione della nocerina. Altri, e la gara viene riaperta da Stanislao Bozzi. E qui adesso si fa interessante la gara perché la nocina 7778 all'inerzia della gara, tutta dalla sua qui il roraccio proprio di Massimo Morgia, anzi no, di Massimo Nobile che concede questo pallone colpisce male di testa all'indietro. Poi Barrella si perde il marcatore, Bozzi indisturbato davvero rapinatore d'aria Riesce a segnare la rete del 2-1. Adesso la gara qui si fa molto molto interessante perché la Nocerina 77-78, attaccherà spasmodicamente per pareggiarla questa gara al 40, minuto 48. Cambia risultato. Nocerina altri due, nocerina 77-78. 1. Ha segnato Stanislao Bozzi, liurni. Liurni, chiuso da due, torna indietro. Poi prova a superare gli avversari. Vince un rimpallo. Scarica per Massimino. Nobile. Nobile per Mattucci, Mattucci, dietro per la mia Caputo, Lamia Caputo. Prova ad allargarla per l'Angella, ce la fa l'Angella. Poi cross deviato al centro, riparte la nocina 77-78. Giancone per Bozzi, Bozzi potrebbe lanciare i Carlini. Infatti, così è. Lancio a cercare i Carlini questa volta, Morgia di testa la spazza in avanti. Dove però la intercetta la nocina 77-78. Calcagni, lancio per Bozzi, chiuso da Barrella. E allora riparte Giancone, Giancone per, Porcari, eh, per Mattucci, Mattucci per Magni, Magni chiuso da tre, allarga per Mattucci. Di Livio per Magni il filtrante, non ci arriva Magni, ci arriva però Pelosin, poi lancio per Tiancone, intercettato. Allora Mattucci chiuso da Porcari, riesce a scaricare Magni. Magni allarga in qualche modo con gli urni. Di Urni cambia velocemente il gioco per Di Livio, vediamo se riesce a tenere in campo Di Livio, non ce la fa. 58 minuto, 2 a 1. Risultato, vi ricordo che fino al 62 potete commentare cambiando il pronostico, ma varrà un punto. Se indovinate il risultato Ovviamente vi ricordo In caso di supplementari o calci di rigore Verrà il risultato fino alla fine dei supplementari Ma il pronostico dovete farlo fino al 62esimo La cena 77-78 pericolosa Con Bozzi, Bozzi per Gallini Bozzi il tiro Bozzi la calcia fuori Spreca l'occasione del 2-2 a -2. Incredibile Spreca l'occasione del 2-2 a -2. Spreca l'occasione del 2-2 Qui Bozzi e si mangerà sicuramente le mani che grande azione non ce ne altri che è scesa molto di tono in questo secondo tempo sta facendo difficoltà a imporre il proprio gioco beh il gol a Freddo a inizio secondo tempo un po' ti taglia le gambe eh. grava per Alfredo Spada che era ritorna ancora grava lancio a cambiare centralmente per Porcari che di testa l'appoggia a Riccardo Caruso Caruso può puntare in avanti Caruso Caruso l allarga per ancora Porcari Porcari per Garrini Garrini ancora per Porcari Porcari la potrebbe allargare per Spada. Infatti così è: Spada punta l'aria. Spada d'esterno a cercare Pigozzi. Pigozzi la stoppa sulla sinistra. Fino in fondo, torna indietro. Potrebbe crostarla. Pigozzi la allarga per Porcari. Porcari potrebbe puntare l'aria. Chiuso da Massimo Nobile. Allora riparte la nocina altri. Mattucci potrebbe cambiare per gli urni. Vediamo se è così. No, la preferisce dare a Magni. Esce però pelosin e spazza con i piedi. Allora si riparte da Spada. Spada, lancio lungo. Cercare Bozzi. Chiuso da Nobile. Poi. Rischia di perdere un rimpallo la necina altri. Ma si rifugia da Massimo Zappino. Morgia. Filicano Filicano per l'amia Caputo Lamia Caputo per Magni. Magni per nobile. Massimiliano nobile, allarga per gli liurni, liurni. Liurni. Prova il filtrante per magni. La calcia addosso un avversario. Ma riesce a riconquistarla. Tanto siamo al 72esimo. L'avevo già scritto prima nei commenti. Sto propri pronostici, ovviamente. Liurni, liurni. Puntalari. Ancora Liurni Liurni allarga per Nobile, Nobile poi per Gobbi, Gobbi sulla sinistra fino in fondo rientra, potrebbe crossare, Gobbi entra in aria, salta due avversari ma perde la palla. Riparte allora Porcari da Pelosin, Pelosin la stoppa, potrebbe lanciarla lunga, no preferisce allargarla per Grava, esimo 2 a 1 per la Nocina, altri. Ma non c'è 77, 78, ha tutte le carte in regola per pareggiare questa gara. Calcagni, lancio lungo a cercare la testa di Carlini chiuso, ancora una volta da... Morgia poi l'Angela per Di Livio. Di Livio sulla destra, filtrante centrale a cercare Mattucci che non l'aggancia. Ci arriva però 79esimo minuto. 11 più recupera alla fine di questa partita. Liurni per Magni. Magni ancora per Liurni. Liurni allarga per Mattucci. Mattucci sbaglia il passaggio, ma vince il rimpallo. Filtrante per Nobile in aria. Nobile il cross al centro, un colpo di testa di Magni, smorzato da un difensore. Riparte la 77-78 allora. Con Spada servito da Carlini. Carlini poi la richiede. Ma spada prende metri centralmente. Poi lo serve ora Carlini per porcari. Porcari. Chiuso ancora da Massimo Nobile. Stoico Massimo Nobile qui. 84esimo 2-1. Liurni. Per Magni Magni, si fa spazio in mezzo a due, scarica per la mia caputa. Difficoltà, Lamia Mia caputo per Mattucci, Mattucci, ancora per la mia caputa. La mia caputa. Punta l'aria, la mia caputo. La mia caputo fino in fondo. Poi si decentra. La mia caputa. Per Angelo Di Livio. Di Livio prova a rientrare. Vediamo se la allarga in avanti. Per Magni. Si sì, Magni. Si gira. È chiuso. però da un difensore non riesce a tirare. Riparte. Allora, il c'è 77-78 con Bozzi. Che serve spada. 87esimo. Manca davvero poco. Carlini. Ah, poteva allargarla per Chiancone, non lo vede. Eh, L'allarga per Chiancone, poteva allargarla dall'altro lato, ma non vede il numero 10. Poi Chiancone perde palla per la mega caputa. La mega caputa allunga per Dilipio, Di Livio per Mattucci Mattucci poteva darla a Magni. Magni in aria, fermato per fuorigioco. Novantesimo minuto, vedremo quanto sarà l'entità del si Magni era evidentemente in fuorigioco. 2 a 1, una gara davvero al Cardio Palma. Nocina 77-78 che potrebbe da un momento all'altro pareggiarla e condannare intanto fuori Mattucci dentro Marcucci per la Nocina altri, fuori Lamia caputo dentro Ruggero per la medesima formazione. Fuori Caruso dentro Esposito per la 77-78, siamo al 91esimo. In pieno recupero finisce qui, finisce qui la Nocina altri. Sbanca anche oggi e guadagna una meritatissima finale Prima finalista del torneo di PS, appunto non ce n'è altri, l'Outsider, come l'abbiamo ribattezzata di questo torneo, meritata la finale. Per quanto visto, almeno nel primo tempo, nel secondo tempo un po' di sbardamento, ma è riuscita a mantenere, a tenere botta. Ecco qui, prima azione, Pillè la spreca alla grande. Poi al quindicesimo ci prova Massimo Nobile. Eccolo qui, fa tutto bene Massimo Nobile, tiro neutralizzato poi da Pelosin. Stavo dicendo, la Nocerina Altri, prima finalista di questo torneo, e a questo punto è anche una dei favoriti. Al settimo minuto calcio di rigore guadagnato dagli urni, segnato poi dal da, numero 7 di Livio. La Nocerina 77-78 comunque può sempre lottare per il terzo e quarto posto. Nella semifinale di domani vedremo chi sarà l'altra finalista e chi sarà l'altra la fina, finalista per il terzo e quarto posto. 36 poi ci prova anche Bobo Billeddu davvero scatenata quest'oggi a Nocinalti un tiro deviato da un difensore si tratta di Porcari poi al diciannovesimo dal, dal successivo corner Morgia la scarica per Diurni Diurni, Morgia fa uh, velo vince un rimpallo per la Nocinalti Morgia di sinistro potentissimo sul palo di Pelosin segna la rete del 2 a 0 quindi mette la firma in questo torneo anche l'ex difensore nonché mister della Nocerina Massimo Morgia poi nel fine primo tempo Garlini ci prova a riaprire quantomeno la gara fa tutto bene Garlini tanto fuorché il tiro che termina fuori nel secondo tempo poi riapre subito la gara la nocerina 77-78 errore di morgia di testa ne approfitta Bozzi che ringrazia e segna il 2-1 vediamo l'azione Poi Bozzi prova a replicarsi al 61 ⁇ minuto. Eccolo qui, un'altra grande azione. dai vai con Garrini, questa volta però spreca la grande. L'azione poteva essere del 2 a 2. E di fatti questa è l'ultima vera e propria azione. Ecco qui le statistiche: 57 a 43, il possesso palla, 6 a 5, i titoli con quello importa, 4 a 2, i titoli con quelli importa. Il migliore in campo, in campo, manco a dirlo, Angelo di Livio peggiore in campo Porcari con un 4,5 di Livio con un 7,5 il migliore in campo, anche Bozzi eh, si è preso un 7,5 e allora è davvero tutto per la gara di oggi, grazie a tutti coloro che hanno commentato, che hanno ehm, condiviso e messo mi piace prima finalista Nocerina Altre prima finalista terzo e quarto posto Nocerina 77-78, domani tra 97-98 e e 81-82, vedremo chi sarà l'altra finalista e chi sarà l'altra finalista terzo e quarto posto grazie ad Alfonso Senisi per la collaborazione un abbraccione al nostro Michele Sessa un abbraccio alla famiglia di Giuseppe Rizza e a Giuseppe Rizza, dal vostro Manolo Rocco è tutto buonasera e forza Molossi